Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Questa settimana restiamo sempre nell'ambito del sandbox, ma andiamo a vedere un caso particolare che riguarda le quest o le campagne di genere Heroic Fantasy, che tecnicamente è soltanto uno degli innumerevoli stili del gioco di ruolo, ma è uno degli stili preponderanti in molti tavoli, quindi è il caso di parlarne un attimo separatamente. Potreste infatti trovare gruppi che non hanno mai fatto quest di fantascienza, gruppi che non hanno mai giocato niente di genere western. Difficilmente troverete mai un gruppo senza nessuno che abbia mai giocato a D&D. Comunque, senza stare a perderci troppo in preamboli, il titolo lo avete visto, questa settimana andiamo a vedere perché nell'Heroic Fantasy il sandbox è malvagio. Partiamo dalla situazione classica che abbiamo già visto più volte in questa serie di video. Abbiamo la nostra mappa di esagoni con città, paesi, strade, con da una parte il pacifico paese dei buoni e dall'altra parte la malvagia baronia. In questo contesto inseriamo il nostro party standard di personaggi dell'Heroic Fantasy, il gruppo di buoni che aiuta i deboli, raddrizza i torti e combatte il male. Cosa potrebbero fare in uno scenario del genere? Andare al paese per vedere se c'è qualcuno che ha bisogno del loro aiuto? Potrebbero pattugliare il confine per assicurarsi che il malvagio barone non voglia fare qualcosa di male. Potrebbero andare su e giù per la strada per vedere se ci sono banditi o mostri erranti. Questi sono classici trope degli avventurieri buoni. Il problema però del rimanere ancorato a questo genere di trope è che gli avventurieri buoni nel fantasy sono quasi sempre dei personaggi reattivi rispetto alla storia. Il loro scopo nel racconto è quello di riportare l'equilibrio iniziale. Se non c'è un attore esterno che vada a disturbare l'equilibrio, la loro motivazione viene a mancare. Detto in parole povere, i buoni sono lì per impedire che i cattivi facciano danni. Ma se i cattivi non stanno facendo niente, non c'è nulla che i buoni debbano andare a correggere. Riprendiamo adesso lo stesso identico scenario, ma invece di un gruppo di buoni andiamo a inserire un gruppo di malvagi. Le possibilità di azione cominciano a diventare molto più interessanti. I malvagi potrebbero andare al villaggio e compiere qualche malefatta, potrebbero attaccare la carovana lungo la strada. Magari potrebbero anche cercare di infiltrarsi nel castello del re per rubare il suo tesoro, senza contare che, dovendo evitare di essere trovati dai buoni, dovranno anche organizzarsi per stabilire un loro campo base nascosto. La situazione in questo caso si è ribaltata. Secondo i canoni dell'Heroic Fantasy, sono sempre i malvagi all'attaccare, sono i malvagi a causare lo squilibrio. In questo caso il party dei malvagi ha una grande quantità di libertà d'azione, dato che una volta gli viene data la mappa e il tema di andare a combinare disastri nel nome del male, qualunque loro scelta porterà sicuramente a qualche tipo di racconto che mantenga i canoni del fantasy e in cui loro poi verranno contrapposti dai buoni. In pratica, in questo caso, loro hanno fin troppa libertà d'azione. Questo ovviamente non vuol dire che non si possano fare delle campagne con dei personaggi buoni. Ovviamente no, anzi, la maggior parte delle quest, delle campagne, prevede proprio che il party interpreti i buoni o, nel caso specifico, gli eroi del racconto, anche solo perché è molto più facile per il master
organizzare la campagna quando i personaggi giocanti sono chiamati a reagire a un evento esterno. Il master decide quale sarà l'impresa degli eroi e poi fa in modo che i giocatori vengano informati tramite i loro personaggi su qual è la malefatta che il cattivo della campagna vuole compiere e che loro dovranno impedire venga messa in pratica. Questo però è un perfetto esempio di come gestire in una maniera corretta una campagna basata sul railroad. Ne abbiamo già parlato, non starò a ripetermi, ma non è sufficiente per un sandbox. In un railroad è perfettamente legittimo che l'iniziativa stia al master e che i giocatori giochino di reazione, ma quando si vuole aggiungere un sandbox o fare totalmente in sandbox, l'iniziativa al contrario deve passare ai giocatori, dovrebbero essere le loro scelte il motore dell'azione. Come abbiamo detto nel primo video della serie, in un sandbox il master non fornisce questa ai giocatori, fornisce ai giocatori gli strumenti per andarsi a creare le proprie quest. Se volete quindi creare una campagna in stile sandbox e volete mantenere il tono high fantasy D&D-esco, valutate seriamente se non sia il caso di pensare questa campagna con in mente un party di personaggi malvagi. Dopo molte campagne passate ad ammazzare ogni singolo orco incontrato in un dungeon, probabilmente per i giocatori potrebbe anche essere interessante cambiare prospettiva e diventare loro stessi gli orchi che vanno a razziare villaggi e rapire figlie di sindaci, e magari ai livelli più alti la cosa potrebbe cominciare a diventare veramente interessante mettendo i giocatori nei panni dell'overlord malvagio, l'oscuro signore che trama per la distruzione del mondo. Magari in una campagna sarà il party a diventare il malvagio barone e la sua cerchia di assistenti intenti a tramare per la distruzione del regno dei buoni. In più, questa potrebbe essere un'occasione per lasciare che i giocatori vadano a esplorare anche quelle parti del gioco che normalmente gli sono precluse, dalle mere opzioni meccaniche, razze, incantesimi, abilità palesemente malvagi che normalmente non vengono utilizzati agli eroi buoni, ma anche concetti più esoterici sui temi del gioco, come l'esplorazione della natura del male. Prima o poi dovrò fare un video anche su questo. Immagino però che adesso ci sia qualcuno che sta dicendo: sì, ok, va bene, però non c'è bisogno che i personaggi siano tutti dei paladini intransigenti votati al bene. Basta fare un party di personaggi, magari anche buoni, semplicemente non particolarmente eroici, e lasciarli girare come preferiscono per la mappa, magari anche contrapponendosi il male, ma con l'astuzia più che con il proprio eroismo. E sì, sicuramente è vero, anzi, molti tipi di fantasy si basano appunto su questo genere di gruppi, appunto perché è molto più facile inserirli in uno scenario aperto. Ma fate attenzione però. Questo non è l'heroic fantasy, sono altri generi di fantasy che però vengono gestiti in base ad altri canoni. Quindi sì, si può fare, ma andreste a fallire le premesse iniziali. Prima di chiudere, però, voglio sottolineare una cosa. Per tutto il video ho parlato di come nel High Fantasy l'iniziativa stia ai malvagi, per cui in un sandbox High Fantasy sarebbe preferibile che il party fosse composto dai malvagi. L'High Fantasy D&D-esco però non è l'unico modo per giocare una campagna, anche solo per giocare una campagna fantasy. È stato reso preponderante dallo stile
o almeno dallo stile presunto di D&D, perché poi nella realtà dei fatti molte campagne anche di D&D non seguono questo canone, però ricordatevi che c'è la possibilità di fare altro. Il sandbox deve essere usato quando la campagna che dovete fare può trarne vantaggio. E lo abbiamo detto, i vantaggi del sandbox sono quelli di gestire molto bene l'esplorazione di un territorio, più che altro l'esplorazione di una zona delimitata di una mappa, e la gestione di elementi o creati proceduralmente o creati randomicamente in risposta all'iniziativa dei giocatori. Questo è quello per cui il sandbox è stato pensato. Considerate anche che il sandbox è uno degli stili più vecchi di gestione di una campagna e viene proprio da un periodo in cui le campagne stesse erano diverse. Nello stile attuale, la campagna per antonomasia vede un gruppo di eroi che, dopo una serie di peripezie, riuscirà a sconfiggere il malvagio e salvare il mondo, o qualcosa di molto simile. Originariamente, però, anche il D&D stesso non parlava di questo, era più che altro le avventure di una banda di tombaroli itineranti che devono attraversare le terre selvagge, trovare un'antica tomba, ucciderne i guardiani, depredarne i tesori e poi ritornare alla civiltà. Non pensate tanto al Signore degli Anelli quanto ai Conquistadores in Sud America. Visto il grande impegno che un sandbox richiede, utilizzarlo indiscriminatamente non è sicuramente qualcosa di intelligente da fare. Quindi valutate se effettivamente la campagna che state organizzando avrebbe un beneficio dall'utilizzare il sandbox, perché l'iniziativa dei giocatori viene lasciata libera di condurre da soli le proprie quest, o se al contrario potete limitarvi a un railroad, dato che non c'è un'effettiva scelta di quest da parte dei giocatori, c'è un obiettivo prefissato alla campagna che i loro personaggi dovrebbero proseguire. Diciamo che per questo video è tutto e noi cominciamo ad avvicinarsi alla chiusura di stagione. La prossima settimana andremo a vedere di nuovo la quest di Fallout, ma questa volta parleremo nella teoria perché mi avevate chiesto e quindi vi farò vedere un video su come è formulata la struttura degli atti per quella quest. E poi dovremo ancora vedere, probabilmente verso fine mese, come fare a creare una vera e propria mappa per l'hexcrawl o comunque per il sandbox, e soprattutto dovremmo ancora parlare dei giocatori e di come alcune cose potrebbero impedire loro di godersi un hexcrawl fatto bene, ma di questo parleremo più avanti. Diciamo che adesso però la parola sta a voi, ditemi se voi avete mai giocato un party malvagio o se magari siete riusciti a trovare un modo per rendere propositivo anche un party di eroi high fantasy. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche. Se le notifiche non vi arrivano comunque, in descrizione trovate i link al gruppo di Telegram e al server di Discord, dove trovate il resto della community del canale e dove metto io manualmente i video man mano che escono, così non ve li perdete. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.